Cara Vidoni, noi siamo qui con te a Duino, nell'auditorium di Duino della Scuola di Musica del Collegio Internazionale, per parlare del ciclo di concerti che voi organizzate ormai da alcuni anni, un ciclo che si chiama Note di Spezie. Vogliamo intanto parlare di questo nome così un po' particolare? Questo nome, Note di Spezie, con il sottotitolo Tutti i sapori della musica, è un nome che abbiamo dato a questa stagione perché riflette perfettamente l'animo e lo spirito del Collegio del Mondo Unito, che include diversi studenti da oltre 80 paesi diversi del mondo, docenti che vengono anche da diversi paesi del mondo, e quindi anche generi musicali e strumenti musicali molto diversi tra loro. Quindi avviare una stagione musicale in un luogo come il collegio, dove la musica è un elemento molto importante che riflettesse l'anima del collegio, ci ha portato poi a trovare questo titolo, che è nato dal fatto che mentre pensavo a questo titolo, ho visto la copertina di questo libro con questo barattolo di spezie rovesciate, che se non ricordo male era curcuma. E da lì è venuta l'idea, Note di spezie e tutti i sapori della musica. Ecco, Note di Spezie è di nuovo in partenza quest'anno, è già partito e diciamo noi avremo anche ulteriori incontri. Ci racconta un po' quando e dove saranno questi incontri? Sì, allora la stagione è, come detto, già cominciata il 2 di luglio col concerto d'apertura qui proprio in auditorium. Abbiamo questo bellissimo pianoforte Fazioli e abbiamo avuto questo recital del pianista italo-sloveno Luca Sacher. E proseguirà adesso il 28 e il 29 di luglio in provincia di Udine. Il 28 presso la Domus Magna del Partistagno a Belvedere di Pavoletto. E il 29 presso la Villa Otellio Savorgnan di Aris di Rivignano Teor, che sono due ville che sono legate al FAI, Fondo dell'Ambiente Italiano, di cui abbiamo il partenariato quest'anno. E in questo concerto si esibirà un quartetto jazz, il Claudio Junior De Rosa Quartet, che è un quartetto jazz di un certo peso, si è esibito anche a Umbria Jazz a livello internazionale piuttosto conosciuto, e questi sono i tre appuntamenti, diciamo, del mese di luglio. Mese di agosto ci fermiamo un attimo e riprendiamo a settembre, e da settembre a novembre avremo la parte più corposa della stagione. Avremo un altro recital pianistico del pianista friulano Sebastiano Mesaglio, avremo un concerto che esplora gli animali nella musica classica, un bestiario musicale del duo Cristina Santini-Ilaria Zanetti, quindi voce e pianoforte, che vedrà anche un'altra location molto particolare che è la Polveriera di Palmanova. Avremo poi l'orchestra dell'Associazione Mozart Italia, diretta dal maestro Stefano Sacher, che si esibirà nel chiostro delle Ducandato Celis di Udine. Porterà un programma che lega la musica classica alla figura di Dante Alighieri, e vedrà anche la recitazione di alcuni passi della Divina Commedia recitati proprio dagli studenti dei licei delle Ducandato Celis. Avremo poi l'Honolulu Quartet, che è un quartetto vocale molto particolare. Il nome potrebbe richiamare delle atmosfere hawaiane, in realtà non è proprio così. Loro si esibiscono in questo quartetto vocale a cappella ed esplorano diversi generi, ma soprattutto lavorano su questo repertorio americano anni 50, quello che si vede nei film, nelle commedie americane. Sono veramente molto bravi e si esibiranno nell'auditorium di San Dorligo della Valle. Avremo poi l'orchestra di fiato e euritmia, con un concerto dedicato a Dante Alighieri, perché c'è un compositore americano che ha scritto già molti anni fa questa opera originale per fiati che si chiama The Divine Comedy, che è divisa non in tre parti, cioè Inferno, Purgatorio e Paradiso, ma in quattro: Inferno, Purgatorio, Ascensione e Paradiso, cioè ha dedicato al passaggio tra Purgatorio e Paradiso un movimento particolare, e tutto questo però con la voce recitante di Massimo Somaglino, che leggerà parti della Divina Commedia in friulano, perché esiste una traduzione dell'inferno in friulano. E avremo poi la conclusione, diciamo, della stagione con un coinvolgimento di quelli che saranno i futuri artisti, cioè gli studenti di tre scuole, del nostro Collegio del Mondo Unito, del liceo coreutico delle Ducandato Celis di Udine e del liceo Prešeren di Trieste, con questa idea di un Dante international, di un Dante che verrà interpretato musicalmente attraverso musiche scelte o composte dai nostri ragazzi,
interpretate da un punto di vista della danza, sia a livello classico che contemporaneo, dagli studenti del liceo coreutico, ma verrà anche recitato in diverse lingue, perché Dante è stato tradotto in moltissime lingue, e una di queste è anche lo sloveno. E quindi volevamo far capire come un autore, quando è un autore che trascende il tempo, no? La storia trascende anche i confini, perché la letteratura diventa complementare alla musica. Ecco, lei ha accennato a dei partenariati che avete. Questi partenariati si esprimono in cosa esattamente? Allora, la nostra stagione ha sempre ricercato dei partner che potessero sia fare in modo di far conoscere la nostra scuola di musica e il collegio nella nostra regione fuori, sia che potessero portare sul loro territorio delle offerte artistiche che noi potevamo proporre. Quindi la ricerca dei partenariati è sempre stata sia partenariati che potessero aiutarci a diffondere localmente, penso al Circolo Culturale San Clemente di Povoletto o al Comune di Bertiolo, ad esempio, che possono risultare agli occhi magari del grande pubblico delle piccole entità, ma in realtà diventano di grande supporto, sia a partner come il FAI regionale, piuttosto che l'ESIO, piuttosto che Mondo 2000, che è un'associazione di volontariato, perché crediamo che le attività culturali e l'attività artistica possa unire forze diverse. E ognuna di queste forze può dare un supporto, che può essere organizzativo, che può essere di diffusione, che può essere di sostegno, che può essere di anche diffusione culturale, perché nello statuto dell'associazione c'è lo scopo della diffusione culturale. Ecco, lei ci sta parlando di un festival che è esattamente organizzato da chi? Allora, il festival è organizzato dall'ICMA, International Community Music Academy, che è la scuola di musica del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. Quindi gli organizzatori sono l'ICMA e il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. Noi abbiamo per il terzo anno consecutivo il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia, che ci ha sempre sostenuto fin dall'inizio, siamo felici di questo, e l'organizzazione è nostra, diciamo, interna, nel senso che utilizziamo il personale che è impiegato al collegio, così come coinvolgiamo gli artisti, che sono gli studenti o gli insegnanti del collegio, e poi coinvolgiamo appunto i partner che ci prestano le loro diciamo, capacità e possibilità nello strutturare. L'organizzazione però è del collegio e della scuola di musica del collegio. Ecco, una scuola di musica del collegio, il che significa che i ragazzi che vengono un po' da tutto il mondo fanno anche musica all'interno del collegio. Esatto, il collegio conta di solito tra i 185 e i 200 ragazzi che provengono da oltre 85 paesi diversi del mondo, quindi la ricchezza anche culturale che portano è enorme. È sempre esistita una scuola di musica all'interno del collegio. La scuola attualmente lavora dal livello base fino al livello avanzato di preparazione per chi vuole perseguire la sua carriera musicale. Attualmente noi abbiamo dei 185 ragazzi, 60 ragazzi e oltre che seguono i corsi di musica come attività creativa, quindi seguiti dai 12 ai 14 insegnanti, senza contare coloro che hanno un istinto musicale anche loro, non seguono delle lezioni ma continuano a suonare, perché la scuola di musica è aperta ai ragazzi, nel senso che non vengono mai chiuse le aule. Quindi un ragazzo alle 8 di sera vuole venire a comporre una canzone sul pianoforte, scende in aula di musica o va nella Venus Room della musica moderna, si sono formati gruppi di diverso genere. Abbiamo avuto anche gruppi rock, gruppi jazz, gruppi di classica, ma abbiamo anche chi, e questa è una ricchezza, una risorsa interessantissima e molto importante del collegio, ha portato il suo strumento etnico. E questo per noi è fondamentale, perché valorizzare i vari generi musicali rientra nella mission del collegio.